anche Mirko Ramadan, ex appunto della formazione Brianzola. Intanto il gran tiro di Mantellini, subito la parata di Mauri, forse più adatto a un destro questo tipo di mattonella. Sansonetti, il gran tiro e la grandissima parata di Boselli in corner. È riuscito a giocare questo pallone, non a pulirlo del tutto, ma a renderlo comunque buono per la sua retroguardia. E ora c'è Jacopo Persone. Ramadan si fa saltare. Persone, palla messa fuori, raccoglie conforto, tiro alto. Palla per Manuel Persone e Mauri, che compie l'ennesima grande parata del match. Perde palla, prova subito a riconquistarla, ma è bravo il Mugio a muoverla velocemente. Palla per Mantellini, lancio preciso Mantellini, palla dietro Cavaliere, palla fuori, ma c'è calcio di rigore. Personè contro Mauri, va Personè e c'è il gol del Mugio. 1-0 Mugio, Manuel Personè 1-0. Jacopo Personè, che va ancora per Campanella, uno contro uno, provato contro Ramadan, che stavolta è bravo a contenerlo. Palla dentro di Mancino, Jacopo Personè non si gira, ora sì, il tiro e il gran gol di Mirko Cavaliere. Questo è un grandissimo gol. Palla lunga di Colombo, svetta Di Maio e direttore di gara che non concede recupero. Mugio 2, Lissone 0. Motta, profondità per Romeo, che non agisce solo in zona centrale. Il tiro ora alto di Borgoni, poi raffaglio di prima, pallone impreciso, Manuel Persone non perdona. Mugio 3, Lissone 0. Ramadan, Campanella, fa proseguire per Jacopo Persone, che rientra. Manuel Persone, palla per Campanella, messa dentro per Manuel Persone, traversa, non entra la palla. Poi Borgoni, Ramadan, ancora Borgoni, non brillantissimo nel primo tempo, ma che nella ripresa si è già fatto vedere, come in questa occasione. Secondo tiro tentato da Borgoni, parata però comoda di Boselli. Cavaliere, ancora Manuel Persone, palla dentro, il colpo di testa alto da parte di Mantellini, forse in posizione irregolare Sansonetti, ma pallone che doveva essere dato un po' più forte da parte di Caruso. Ora Mantellini, 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 palo di Mantellini, ancora Motta, centrale per Borgoni, prova, pensa alla terza conclusione di questo secondo tempo che non arriva, arriva però il tiro di Sansonetti ed è un gran gol, 3-1. E attenzione adesso Alissone con Sansonetti che è in fiducia dopo il gol. Sansonetti salta Gandini, Sansonetti, Sansonetti rientra, l'arbitro non comanda nulla. Intervento su Motta, giudicato non falloso di Cavalli. Motta che si porta forse dietro anche lui qualche problema da prima. Manuel Persone, serve Jacopo Persone, c'è la grande parata di Mauri in questo caso. Cavalli, conforto, pallone sul secondo palo, pallone messo fuori male, poi Manuel Persone, Manuel Persone, alto, alto il tentativo di Persone. Avanza Campanella, prova addirittura a calciare, Mauri trattiene. Persone, Jacopo Persone, Jacopo, Jacopo, Jacopo ancora, Persone, c'è la palata di Mauri. Parte Ramadan sulla barriera, pallone per Borgoni, la parata e poi la palla che rimane lì. In questo momento Mugio 3, Lissone
1, Mugio che sale a quota 58, meno 4, sempre dall'Alta Brianza, con una giornata in meno da giocare. Importantissima vittoria oggi, seconda presenza in stagione, comunque insomma tanta roba, grandi parate che hanno ottenuto a galla i tuoi. Grazie mille, sono super contento per questa vittoria, ci aspettano altre 4 partite che sono 4 finali come questa, era importantissimo portarla a casa nell'ottica della classifica che ovviamente vogliamo finire il più in alto possibile. Sì, siamo molto fiduciosi, dipenderà tutto da noi e daremo il massimo per raggiungere il nostro obiettivo. Abbiamo visto anche grande padronanza coi piedi, poi insomma trovare davanti cavaliere persone è tutto più facile. Quanto ti aiutano anche i compagni dietro a, insomma, a giocare, a stare più tranquilli? I compagni mi hanno aiutato molto, soprattutto venendo io da 6 mesi passati con le giovanili. L'impatto con i più grandi è stato difficile, però mi hanno aiutato molto i miei compagni e anche coi piedi sono agevolato, in quanto basta trovare persone o mantellini davanti e il gioco è fatto.